Buonasera, buonasera a voi. Allora, voglio tornare prima di iniziare un attimino al video del pomeriggio. Ecco, io me la sentivo, no, che ci sarebbero state delle persone che così semplicemente commentavano il titolo o magari avrebbero solo ascoltato una piccola parte del video. Ammetto che il video oggi era un po' lungo, 19 minuti, e per carità ci sta. Però poi magari bisognerebbe evitare di commentare, perché i miei video di solito io parto da un discorso per arrivare a una fine di questo mio ragionamento. Ed è come se voi doveste guardare un gran premio di automobilismo e poi non guardate la fine della gara e non sapete chi ha vinto e fate un commento. Chiaramente questo diventa impossibile ed è quello che è successo per alcuni di voi, è successo oggi in pratica. Intanto io ho scritto che la situazione è molto seria, ma io non ho detto che è il virus che è serio, nel senso che il virus che è la peste bubbonica. Attenzione, noi la stiamo facendo diventare una peste bubbonica nel nostro paese, ma ho chiaramente spiegato per l'assoluta incapacità, inadeguatezza di questa classe politica che ne sta combinando di ogni tutti i santi giorni. Ho citato De Luca, ho citato quello che ha combinato il governo in questi mesi, partendo dai dati, e ho invece praticamente concluso dicendo che la Germania, dove abbiamo dei dati totalmente diversi, e lì sì che in questo momento si può parlare di poco più di un'influenza, e tra l'altro io poi sento tutti i giorni amici che vivono in Germania e non la vivono certo come noi, anche per quanto riguarda i media. Lì sì, stavo dicendo che si può così equiparare ad una influenza, ma purtroppo non da noi se andiamo avanti di questo passo, perché se non siamo adeguati, se non riusciamo a far fronte alle situazioni, se non chiudiamo le zone quando devono essere chiuse, come è successo a marzo nella Bergamasca, ne chiudiamo magari altre che non andavano chiuse e ammazziamo l'economia. Quando continuiamo a commettere tutti i giorni degli errori colossali, è chiaro che diventa una peste bubbonica, ma non tanto da un punto di vista sanitario e della salute, ma da un punto di vista della nostra sopravvivenza. Questo è il problema, cioè non è legato al virus, poverino, che lui, come si suol dire, si farebbe anche prendere se noi fossimo bravi a prenderlo. È che ne siamo incapaci, capite? Prima abbiamo disinvestito nella sanità per 10 anni 37 miliardi ed ora ci troviamo nella condizione nella quale ci troviamo, che davanti agli occhi di tutti. Ma veniamo invece al tema che mi interessa, al tema di questa sera. Ora, anche qui credo che nel titolo io sono abbastanza chiaro. Vedete, noi dal punto di vista della salute, più che salvarci dal Covid-19, noi dobbiamo salvarci da un'altra cosa che ormai sta diventando un grande problema e potrebbe diventarlo sempre di più. E questo non solo per gli anziani, perché se mentre il Covid-19 è soprattutto una malattia geriatrica, questa che sto per sottoporvi, la mia idea, non lo è per nulla. Allora, noi vediamo che sempre più le radiotelevisioni, la stampa ci bombarda, drammatizzando questo non tanto dall'inizio, perché all'inizio al contrario colpevolmente l'hanno invece sottovalutata quando dicevano che erano prontissimi e non erano prontissimi. Ma in seguito, quando poi si sarebbe potuto gestire le cose in maniera diversa, preparandosi, e poteva sì diventare una cosa da gestire tranquillamente, invece noi l'abbiamo sempre più ingigantita, e l'abbiamo ingigantita da un lato con la nostra incapacità di affrontare l'emergenza, ma dall'altra anche perché a qualcuno conviene ingigantire le cose, e la stampa di regime è andata dietro a questo tipo di progetto, a questo tipo di strategia. Però questo cosa fa succedere? Intanto vi ricordo che ci sono già stati, proprio per colpa di questa situazione, 74 suicidi. 74 suicidi. Ma quello che piano piano si avverte, e piano piano sempre di più sta aumentando,
è l'ansia che passa a diventare panico. E io vi posso assicurare, non ho alcun problema a dirvelo, che io ci sono passato. Io so esattamente che cos'è il panico. Io so cosa vuol dire e quali problemi ci può creare. È solamente un lavoro durissimo fatto negli ultimi 20 anni. Mi consente in questo modo, relativamente, perché è relativa la cosa, ad affrontare tutto quello che sta succedendo con una certa tranquillità e serenità. Io 20 anni fa mi sono ammalato, ho dovuto stare per un certo periodo in ospedale e quando clinicamente sono guarito avrei potuto anche riprendere a lavorare. Io ero in quegli anni direttore marketing alla Metabo, una multinazionale tedesca nel mondo degli utensili elettrici, quando avrei potuto rientrare perché fisicamente lo potevo fare, i medici mi avevano dato l'ok, io non ci sono riuscito. Non ci sono riuscito perché il panico mi aveva attanagliato, avevo le crisi notturne, chi c'è passato sa di cosa sto parlando, i battiti a mille, che mi sembrava di scoppiare il cuore con crisi violente un giorno sì e l'altro pure. E sono andato avanti per almeno 6-7 anni in questa condizione, dovendo gestire questi stati d'animo, questo panico che ogni tanto mi assaliva e soprattutto non riuscivo a gestire ogni piccola cosa che riguardasse la mia salute. Anche una piccola influenza mi creava ansia e poi panico. Quindi quello che sta succedendo è che sempre più persone soffrono di panico. Lo dimostrano i prodotti che vengono vendute nelle farmacie, che per quanto riguarda antidepressivi e prodotti per controllare il panico, sono in grandissimo aumento in questi ultimi mesi. Ora però io voglio darvi alcune indicazioni che vi prego davvero, davvero di seguire. Seguitele. Ora, tutti i giorni, come nessun altro in Europa sta facendo, tante delle nostre televisioni nazionali parlano esclusivamente di Covid-19. Ci sono almeno su 7 canali nazionali, 4 che tutti i giorni parlano solamente e unicamente di Covid, dalla mattina alla sera. Ed è evidente che c'è la tentazione da parte delle persone di sapere, perché questo è poi l'attrattiva, è la ragione per la quale poi uno si sintonizza su questi canali. Ecco, non fatelo più. Vivete la vostra vita. Proteggetevi come meglio credete, fate la vita come meglio credete. La sera, quando arrivate a casa, guardatevi un bel film con i vostri figli. Se sono magari più piccoli, un bel film di Walt Disney. Se sono più grandi, magari un film anche così istruttivo per i vostri figli. Guardate insieme a tutta la famiglia dei documentari. Fate dei giochi di società, ma non guardate uno i telegiornali. Escludete qualsiasi telegiornale. Qualsiasi telegiornale escludetelo, perché se volete essere informati sui decreti, eccetera, basta andare su internet, basta mettere sul motore di ricerca decreti ministeriali e trovate sempre le informazioni aggiornate per sapere come vi potete comportare, se vi potete spostare, fino a che ora avete tutte le informazioni. Non servono i telegiornali e soprattutto non guardate le trasmissioni che ci sono tutte le sere nel prime time, dalle 9 in poi. A quell'ora rilassatevi, guardate un bel film. Il virus non vi uccide, quello che potrebbe uccidervi è il panico. È l'attacco, gli attacchi di panico che vi possono distruggere la vita. Non è il virus. Il virus non vi uccide.
e a quelli che invece sono meno fortunati, perché magari oltre ad avere una certa età hanno diverse patologie. Fate soprattutto vita appartata di casa. Questo è il consiglio, perché purtroppo non ci sono tantissime altre indicazioni. Cercate di uscire il meno possibile, riguardatevi, perché se vi riguardate, uscite il meno possibile, questo rischio non lo correte. Ma ripeto, non guardate più i telegiornali, non guardate più le trasmissioni televisive che parlano la sera di politica, perché in questa maniera otteniamo due risultati. Uno, di stare meglio di salute, ognuno di noi starà meglio a livello di salute, ritrova la gioia di vivere, riesce di nuovo a socializzare magari con la famiglia, e in secondo luogo diamo anche un preciso segnale a questa informazione di regime, facendogli calare le audience, perché loro vivano su quello, perché le aziende in base alle audience delle trasmissioni e delle emittenti investono i loro denari. Se noi gli togliamo questa possibilità, queste televisioni vanno chiaramente in difficoltà. Facciamolo per questi due motivi. Con questo io vi lascio, vi auguro una buona serata e ci sentiamo domani.